Ciao a tutti, da quanto tempo non vi do una delle mie ricette dietetiche? Questa volta la voglio dedicare a Monica Setta. Sono stata ultimamente nel suo programma bellissimo, Agon Chanel, canale 33, quello che le donne non dicono, e ho fatto una grande scoperta. Lei è una che mi segue in tutte le mie ricette, sono poche ma sono buone perché sono dietetiche. Oggi ve ne racconterò un'altra, una pizza dietetica. Allora, voi prenderete un bel mazzo di fiori di zucchine, sapete, quelli arancioni, quelli belli. Li lavate, li tagliuzzate oppure li appiattite, li fate asciugare, li mettete da una parte. Da quest'altra parte preparerete una bella pastella, no con il lievito, che le cose che fanno ingrassare, no, bella dietetica. Allora, preparerete con un uovo che sbatterete, poi gli metterete un po' di sale, non un pizzico, un poco di più, perché le dosi saranno più grandi. Poi gli metterete un po' di farina. Calcolate che ogni cucchiaio più o meno è 25 grammi, quindi sono 200 grammi, fate 8 cucchiai oppure 9 cucchiai e gli metterete dell'acqua, cioè ve lo dovete regolare voi perché comincerete a sbattere e vi renderete conto che non deve essere né troppo fluida né troppo densa. Comincerete a vedere, no? Come scende. Le donne di casa lo sanno quello che io sto dicendo. Quando sarà bella che insomma scivola, unirete tutto con i fiori di zucca. Unite tutto bello dentro, preriscaldate il forno a 250 grammi, preparerete la teglia con la carta da forno, metterete tutto questo liquido, metterete dentro. State attenti perché 15-20 minuti ed è fatta. Ovviamente forno caldo sopra e sotto. E vedete che voi mangiate, no? Potete pure tagliarlo a pezzettini e metterlo nel cestino quando, a mo' di pane quando tenete gli ospiti. E poi pensate a me. Un bacio a tutti e buon appetito.